Buonasera amici e amiche, quinta puntata all'incontro, trasmissione realizzata grazie alla collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine targata Ager Campanus, un format tutto nostro. Questa sera una puntata molto molto importante, parleremo di una malattia, di un problema che tocca quasi tutte le famiglie italiane. In studio con me è Carmen Romano, buonasera Carmen. Buonasera Sergio, buonasera a tutti. Allora, abbiamo stasera in studio l'onore di ospitare degli ospiti molto importanti, tra cui la dottoressa Rita Menditto, psicologa e psicoterapeuta. Buonasera. Abbiamo la dottoressa Margherita Luongo, vicepresidente della Fondazione Amor Onlus. Buonasera. E infine il professore Carlo Luongo, presidente della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus. Buonasera. Passiamo quindi subito a fare le prime domande, il primo giro di domande ai nostri ospiti. Noi parleremo di cancro, cercheremo di farlo con tutte le cautele del caso. Parleremo appunto di questo nuovo sistema, approccio multidisciplinare per la terapia e la cura del cancro. Partiamo dal vicepresidente, dottoressa, buonasera, buonasera a lei. Buonasera. Ossigeno-ozonoterapia. Brevemente, dica ai nostri ascoltatori, lo dica anche a noi, che cos'è? L'ossigeno-ozono è un gas naturale medicale che ha varie proprietà, è un potente antinfiammatorio ed analgesico, è un potente antimicrobico, antivirale ed antimicotico, migliora la vascolarizzazione, ma soprattutto aumenta l'ossigenazione. E quindi nella malattia oncologica dove noi abbiamo che il cancro vive senza ossigeno, in carenza di ossigeno, come è stato detto dal professor Otto Warburg che vinse il Nobel nel 1931, creando un ambiente acido, noi andiamo a dare ossigeno creando un ambiente alcalino. Quindi l'ossigeno-ozono si inserisce come terapia integrativa adiuvante, dove va a potenziare l'effetto della chemio e della radio e a ridurre gli effetti collaterali, potenziando il sistema immunitario. Perfetto. Professore Longo, pioniere, lei praticamente rappresenta la storia dell'ossigeno-ozonoterapia, ma soprattutto dell'iperbarica. Ma ormai possiamo anche dire dell'ozonoterapia, perché in effetti l'ossigeno-ozonoterapia sono stato capace di portarlo in Campania nel 1986, soltanto 4 anni prima era nato il servizio di terapia iperbarica, per cui era inevitabile l'associazione e il potenziamento di una possibilità terapeutica. Ossigeno iperbarico e anche ossigeno ozonoterapia. Poi nel 1990 la direzione sanitaria della ex SUN, oggi Luigi Vanvitelli Università di Napoli, confermò, validò praticamente il completamento, l'attività dell'ossigeno ozonoterapia come branca di completamento all'ossigeno terapia iperbarica. Che cosa voleva chiarire questo aspetto, voleva chiarire che veramente tantissime patologie possono essere curate con l'associazione ossigeno e anche oggi con l'ozonoterapia. Perché? Perché innanzitutto sono gas con cui noi ci dobbiamo confrontare momento per momento perché l'ossigeno ci consente la vita. L'ozono ci consente, quello che diceva Margherita poco fa, praticamente anche numerose azioni antimicrobiche, antibatteriche, immunomodulanti, eccetera. Ma un'altra cosa che da aggiungere è che l'ozono viene già normalmente formato dal nostro organismo, normalmente, per farci stare in pieno benessere. Quindi è già presente in noi Che è presente questa molecola, possiamo definirla così. È assolutamente quindi un'attività naturale che possediamo già per combattere su tutto ciò che viene continuamente come danno dall'esterno e quindi e noi subiamo tantissime patologie. E stiamo scoprendo sempre di più che l'ozono può enormemente modificare il decorso di queste malattie, tra cui oggi il cancro. Dottoressa, e proprio di questo mi riferisco a lei, dottoressa Menditto. Si va dal medico un bel giorno, si fa una verifica e viene fuori c'è il cancro. Lei sicuramente avrà in cura dei pazienti affetti, colpiti da questa grave patologia. Qual è la prima reazione? Beh, bisogna senz'altro partire da un concetto di base
dove qualsiasi individuo in uno stato di salute o di malattia, nel momento in cui si trova ad affrontare una crisi emotiva, come può essere per esempio la scoperta di una malattia oncologica, ha un cambiamento radicale del proprio comportamento verso se stessi, verso gli altri e quindi verso la famiglia, e anche un cambiamento nella propria relazione sociale e nella propria società, dove si trova ad avere delle sensazioni assolutamente nuove, come per esempio che fine farò. Allora, prima di dare la parola a Carmen, volevo chiedere ancora una cosa alla dottoressa Luongo invece. Dottoressa, suo padre spiegava qual è stata la storia, il percorso, lo diceva anche un pochino lei all'inizio, ma in realtà quali e quante patologie può curare la pratica dell'ossigeno ozonoterapia? Allora, l'ossigeno ozonoterapia, avendo, come dicevo prima, varie proprietà, può abbracciare diverse branche. Partiamo dalla malattia osteoarticolare, che è stata la prima a essere studiata in ambito scientifico e praticata anche in ambito clinico, quindi parliamo di malattie osteoarticolari come le cervicalgie, le lombosciatalgie, le ernie discali, dove addirittura l'ernia discale dal 2016 fa parte del PNL del Sistema Sanitario Nazionale, l'indicazione dell'ossigeno ozono sull'ernia discale. Le malattie vascolari, grazie appunto agli studi fatti all'Università Ex Sun da mio padre, il presidente della fondazione, dal professor Ludovico Coppola e dall'Istituto di Farmacologia, dove si vide proprio che l'ossigeno ozono andava a migliorare il microcircolo. Quindi noi abbiamo avuto dei grossi benefici in seguito agli studi scientifici su malattie neurodegenerative, parliamo di SLA, parliamo di Parkinson, Alzheimer, parliamo di autismo, parliamo di malattie da insufficienze arterovenose, piaghe, ulcere, ferite difficili, malattie infiammatorie croniche e appunto dovute anche a un deficit del sistema immunitario. Parliamo di fibromialgie, di artriti, di artrosi, artriti soprattutto psoriasiche, di malattie infettive come possono essere dalle malattie urogenitali, le candide soprattutto multiresistenti, vaginiti, uretriti, fino ad arrivare appunto alla malattia oncologica che dagli ultimi studi si sta verificando l'ossigeno ozono dà veramente dei grossi benefici sulla qualità di vita e sul potenziamento del sistema immunitario. E su questo ci arriviamo. Dottoressa Menditto, ma dopo che crolla il profilo psicologico del paziente, si crea come una sorta di reazione a catena anche in famiglia? Assolutamente. Tornando allo stesso discorso, proprio quello che conta è rappresentato dal momento in cui si deve comunicare al paziente e alla propria famiglia questo stato di malattia, in questo caso oncologica. Sarebbe opportuno poterlo fare con un'equipe multidisciplinare dove ci sia appunto una figura supporto, di riferimento come lo psicologo, che non solo sappia gestire l'equipe in modo tale da dirla questa situazione nel migliore dei modi, ma fare in modo che la famiglia possa essere un supporto assolutamente necessario per riuscire a reagire nel migliore dei modi a questo tipo di problematica, a questo momento di crisi emotiva che, come un temporale, invade tutto e va ovunque. Grazie dottoressa Menditto, adesso noi andiamo in pubblicità, ci rivediamo qui tra pochi minuti, mi raccomando seguiteci.
Di nuovo in studio, riprendiamo il nostro giro di domande. Dottoressa Luongo, da terapia multitarget, ossigeno-zono terapia da sola dà sicuramente un sostegno, però siamo passati all'approccio multidisciplinare oramai. Sì, la chiave è appunto quella. Oggi non esiste una patologia che viene curata con una singola terapia, neanche le più banali come potrebbe essere l'ipertensione, in quanto il paziente comunque deve seguire un paziente iperteso, quindi che soffre di pressione alta, oltre a prendere il farmaco, quindi la pillola antipertensiva, deve avere un regime alimentare idoneo, deve fare comunque un'attività fisica, deve praticare comunque una terapia che vada a migliorare l'ossigenazione. Questo vale soprattutto nella malattia oncologica, dove ci sono fattori esterni e fattori interni che influenzano la malattia. Non solo fattori esterni, quelli che conosciamo, dovuti appunto all'inquinamento, ai rifiuti tossici, ma soprattutto al ruolo dell'alimentazione, alla familiarità, ma anche alla qualità di vita, quindi al come si vive, se si ha un ambiente sereno, e quindi il fattore psicologico è fondamentale. Il cancro dovrebbe essere curato appunto in maniera multidisciplinare. Noi cerchiamo di fare questo in adiuvanza alla chemio, alla radio e all'immunoterapia, con ossigeno-zono, con le terapie integrate che sempre più si stanno dando un valore scientifico negli ultimi studi che si stanno verificando, con l'alimentazione e col sostegno appunto psicosociologico. Va bene. Professore Luongo, una cosa che riflettendo, ascoltando, mi veniva di chiederle: l'ossigeno-zono terapia è applicabile a tutti, adulti, anziani, bambini, presenta delle controindicazioni? Sì, dato che l'ozono viene formato dal nostro organismo, diciamo che non ha controindicazioni. Può soltanto darci un grosso aiuto nelle varie patologie. Peraltro noi le patologie che curiamo con l'ozono sono patologie che hanno già seguito i vari percorsi terapeutici standardizzati e quindi arrivano a noi soltanto in terza, quarta battuta, quando praticamente hanno verificato che tutto ciò che è stato fatto fino a quel momento non è servita ad alleviare, a risolvere, a curare definitivamente quella patologia, e quindi il proprio paziente si rivolge praticamente a quelle che sono le opportunità terapeutiche successive, tra cui l'ozonoterapia. Ovviamente, perché la non tossicità? L'ozono è tossico soltanto quando viene inalato, tanto è vero che è una grande campagna che se viene fatta da tutti quanti i comuni, quando si innalza il livello del tasso di ozono nell'aria, bisogna bloccare fa aumentare questo tasso praticamente di ozono nell'aria. Ora, quando viene inalato, ma quando viene somministrato diventa fortemente terapeutico, ma non c'è manco bisogno di una lunghissima terapia per verificarne l'efficacia terapeutica. All'università dice Io sono riuscito ad attivare un ambulatorio pubblico di ozono, ma sono stato il primo anche ad attivare un master di secondo livello dedicato ai medici, agli anestesisti, agli odontoiatri, addirittura ai veterinari, perché anche in campo veterinario c'è un grandissimo utilizzo di ozono, perché gli animali vanno incontro a tutte le patologie controartrosiche, e quindi immediatamente limitano la loro resistenza o il loro stato di benessere in questo ambito, e quindi l'ozono riesce anche a dare un aiuto. Il problema della tossicità o della preoccupazione dell'ozono è soltanto che noi non abbiamo un posto dove poter somministrare l'ozono in maniera atraumatica, perché se lo facciamo per le protrusioni in ambito osseo articolare, sicuramente dobbiamo fare delle iniezioni, è il gas stesso che deve trovare uno spazio che normalmente non esiste, a meno che non si va nelle varie cavità naturali. Ed a proposito di questo, che è dopo la domanda, lei ha avuto anche fra i suoi pazienti
un paziente importantissimo, uno sportivo, diciamolo perché è veramente una nota di merito, uno amato da tutti i napoletani ma anche da tutti gli appassionati di calcio. Lei ha avuto in cura? E Maradona, a parte Daniel Bertone, a parte Patrizio Oliva, tutti quanti. Ma Patrizio Oliva fece l'ozonoterapia, invece Maradona fece l'ossigenoterapia iperbarica insieme a Daniel Bertone. Ma questo è proprio agli inizi. Proprio. Ma se non altro nell'iperbarica abbiamo trattato anche una caretta caretta e siamo stati citati in tutti l'Italia ogni volta che ci sono problematiche legate alla caretta caretta. Esce questo nostro filmato con la caretta che mettevamo in ambito nella camera nel letto iperbarico e le pressioni che man mano aumentavano di ossigeno la caretta le pigliavo come la discesa nella profondità del mare e quindi abbassava o ritirava la testa a seconda della pressione e muoveva bellissima, bellissima Carmen. Dottoressa Luogo, possiamo quindi definire l'ossigeno-ozonoterapia la nuova frontiera utile per la cura delle malattie oncologiche? Ma sicuramente l'ossigeno-ozono è una grande arma. Noi oggi abbiamo un progetto di ricerca che stiamo finanziando all'Università dell'Aquila su glioblastoma multiforme e ossigeno-ozono, grazie appunto alla professoressa Anna Maria Cimmini e alla sua equipe, dove si sta già verificando quello che avevamo un po' visto all'Università di Napoli, che determinati mediatori vengono bloccati dall'ossigeno ozono, mediatori che provocano il cancro, ma addirittura che molte cellule tumorali a contatto con l'ozono in vitro la cellula tumorale muore. Quindi se il concetto è che se il cancro vive in ipossia, quindi senza ossigeno, dato che tutto ciò che noi assorbiamo, mangiamo, inaliamo viene trasportato dall'ossigeno, dal sangue, se noi andiamo a aumentare l'ossigenazione, il farmaco arriverà più internamente al tumore. Ecco perché va a potenziare l'effetto dei farmaci. Certo, se noi incrementassimo, grazie alle istituzioni che al momento insomma non ci stanno fortemente sostenendo, la ricerca, un giorno potremo anche, chissà, scoprire che ha un effetto oncocida. Speriamo che proceda nel miglior dei modi. Vogliamo ricordare la sede della vostra fondazione? Sì, la nostra fondazione, la sede si trova a Pozzuoli, in Pendio San Giuseppe numero 1 e noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale grazie all'ausilio e l'aiuto dei medici volontari della Fondazione Maria Guarino Amorollus che gratuitamente trattano i malati oncologici e cronici quasi su tutto il territorio nazionale. E speriamo di diciamo, andare avanti e di ampliarci portando avanti la ricerca sia dell'Università dell'Aquila che con altre università con le quali adesso stanno incominciando a iniziare delle collaborazioni. E su questo noi ci torniamo, però mi colpiva l'operazione, l'esperimento che avete condotto, gli studi che state portando avanti con l'Università, in collaborazione con l'Università dell'Aquila. Stiamo parlando di uno dei tumori peggiori, glioblastoma di quarto stadio. Sì. Se non ricordo male, io ho letto qualcosa di vostro, gli esperimenti sono stati fatti su 56 ratti, se non ricordo male, mi corregga se sbaglio. No, l'Università dell'Aquila gli esperimenti sono stati fatti in vitro, sia su cellule primarie umane, quindi di tumore primario, sia metastatico, quindi una ripresentazione dello stesso tumore a livello cerebrale. E dopo due somministrazioni di ossigeno ozono a distanza di 6 ore a varie concentrazioni, alle alte dosi si è visto che c'è stata una mortalità delle cellule tumorali pari al 90%. Quindi i dati preliminari sono molto insomma, confortevoli e stanno dando delle grosse opportunità. Sull'uomo ad oggi noi abbiamo 25 casi in cura affetti da glioblastoma, tra glioblastoma multiforme, quindi quarto stadio, e astrocitoma cerebrale, terzo stadio. E oggi dei nostri 25 guerrieri abbiamo 11 casi di negatività e 6 casi di remissione. Certo, non possiamo ancora parlare di
cura, è un adiuvante a tutti gli effetti, assolutamente. Però sta dando dei risultati entusiasmanti, perché quando si esce con una prognosi di glioblastoma di quarto stadio stiamo mettendo, scusateci, un piede nella fossa sostanzialmente, mi scusi la brutalità, ma è questo poi alla fine, mentre invece vedo... Sì, assolutamente sì, infatti una delle nostre prime guerriere, Annalisa, alla quale era stato diagnosticato un glioblastoma multiforme quarto stadio ad agosto 2016. Che è una bambina, se non sbaglio? Una ragazza. Di 37 anni e oggi 40, e Annalisa fu operata all'ospedale Careggi di Firenze. Dopo il suo percorso di radioterapia, lei sospese la chemio dopo il primo ciclo perché non la poteva sostenere per forte tossicità, e cominciò l'ossigenozono in ausilio a cannabis terapeutica e a terapie integrate. Oggi siamo a 20 mesi di negatività. Ad oggi, dalle statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non esistono casi di glioblastoma, o sono molto pochi quelli diciamo che sono a 20 mesi di negatività, in quanto la prognosi è di circa 12 mesi. Grazie. Dottoressa Menditto, quindi stiamo attingendo insieme, diciamo, queste notizie a me ad oggi sconosciute, però avere un paziente che arriva con una prognosi, una diagnosi del genere, e poi 20 mesi, che succede nella psiche? Certo, assolutamente. Si rinasce, cosa succede? Si accende una speranza? Sì, più o meno è quello, cioè, propriamente detto. Lei come tecnico, come gestisce un paziente del genere? Diciamo che noi chiamiamo questo un comportamento, diciamo, abnorme di malattia, così alcuni noi lo definiamo, e tra questi ci sono dei comportamenti come per esempio la negazione o l'evitamento al problema. Ad esempio, nel momento in cui io mi rendo conto che non ho questo tipo di problema e quindi non cado in quel vortice di depressione, ansia, dove non so domani cosa sto per fare, domani cosa farò, ma in realtà penso che domani posso continuare a fare qualcosa, ecco che questa reazione mi porta a reagire positivamente e a fare tantissimo. In modo, assolutamente, ci sono state molte ricerche anche sulle recidive a 5-10 anni su donne con carcinoma al seno, che hanno appunto avuto, avendo questo comportamento di negazione o di evitamento del problema, sono riuscite non solo a guarire in maniera più significativa, ma anche a evitare recidive. Questa è una cosa molto molto interessante, anche sotto l'aspetto veramente psicosomatico, proprio della gestione proprio della malattia e di se stessi sostanzialmente. Dottoressa Luongo, poi la prossima per il professore. Voi state facendo un lavoro straordinario di informazione, una serie di convegni, di incontri, Avellino, io dico a memoria, Pozzuoli, poi Riccione, però adesso è un momento importantissimo, a Taranto un congresso. Sì, domani noi saremo presenti a Maruggio in provincia di Taranto, grazie al dottor Longo, che è uno dei nostri medici sostenitori presso la Fondazione Amorollus, che ha organizzato questo congresso, dove l'ingresso è gratuito, ci saranno 5 crediti ECM e dove verranno i professori dell'Università di Napoli, che negli ultimi 30 anni hanno appunto fatto ricerca in ambito di ossigeno-zonoterapia. Quindi domani si parlerà a largo raggio, partendo appunto dai primi studi sulla malattia infiammatoria, si parlerà di malattia vascolare, si parlerà di malattie neurodegenerative, di dolore, di cannabis, e si concluderà con la malattia oncologica. E poi speriamo ovviamente nel corso dell'anno e nel futuro di organizzare altri eventi col sostegno sia dei nostri guerrieri, come è stato fatto a Riccione, che dei medici della Amorollus su altre sedi del territorio nazionale. Perfetto. Professore Luongo, Otto Warburg, 1931, Nobel, festa, pompa magna, poi un po' di silenzio, poi molto silenzio, poi quasi stregoneria considerata tale, quasi perseguitati, delizi. Lei ha vissuto un pochino tutte le fasi della crescita dell'ossigeno-zonoterapia?
ma quando l'idea è buona, quella non morirà mai, per cui bisognava soltanto insistere, cose che ho fatto io in 40 anni, e, creando appunto l'ambulatorio di ozono, il master di ozono, e che dopo il mio pensionamento ha avuto un break, ma che abbiamo riattivato, siamo riusciti a riattivare immediatamente già da quest'anno. Perché? Perché ormai si è data una grande diffusione e conoscenza sulla ozonoterapia in ambito nazionale. Ma io mi volevo un attimo collegare alla dottoressa che poco fa era psicologa e psicoterapeuta, e che condivido completamente e pienamente quelle che lei ha detto. Perché? Perché c'è un gancio, c'è un aggancio estremamente importante, che l'ammalato che rifiuta tutte le terapie però si convince di non avere nulla e può addirittura sconfiggere praticamente la malattia oncologica. Allora sta a significare che all'ammalato non bisogna mai levare la speranza, non bisogna mai la prognosi definitiva, i 3 mesi, in Fausto ovviamente, i 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, non è niente di più, di peggiore che si possa comunicare. E ha ragione sempre la dottoressa quando dice che bisognerebbe creare un team praticamente di specialisti, tutti quanti, dove al centro c'è l'ammalato, ma tutti... Mi scusi professor Longo, prima del confronto con la dottoressa Menditto noi dovremmo andare un attimo in pubblicità per dei tempi tecnici. Aspettateci qui, ritorniamo tra pochissimi minuti a parlare sia con il professore Longo che con la dottoressa Menditto. A tra poco. Thank you.
Perfetto, rieccoci in studio. Ripartiamo, anzi, continua, chiedo scusa, il bello della diretta è questo. Può continuare, professore? Allora, parlavamo di patologie, psicologia e parlavamo di team medico che dovrebbero, si dovrebbe sempre costituire quando si affronta una malattia importante, grossa, come quella oncologica, ma anche le altre patologie dove se c'è l'intervento combinato di tanti specialisti un buon risultato si avrà inevitabilmente. E per quanto riguarda ancora l'ozonoterapia in ambito psicologico, un'altra cosa che noi abbiamo studiato, verificato e pubblicato, come la somministrazione di ozono in tutti gli ammalati poi vi è un intervento a livello cerebrale estremamente sorprendente, cioè la stimolazione, la formazione e l'aumento del BDNF. Che cos'è? Un fattore neurotrofico cerebrale. Neurotrofico significa che fa stare meglio il cervello, tant'è vero che abbiamo anche tentato di fare, abbiamo presentato al comitato etico di Campania Sud, che ci ha bocciato, l'utilizzo dell'ozono in ambito cerebrale, nelle malattie degenerative cerebrali. Quindi accolgo l'invito della dottoressa a creare un team dove noi siamo estremamente disponibili a partecipare eventualmente, perché questi team sono già esistenti in ambito, per esempio, extra al di fuori dell'Italia, a mia conoscenza, per esempio sulla patologia dell'articolazione temporomandibolare, dove insieme stanno neurologi, otoiatrici, ozonoterapeuti, algologi e farmacologi, quindi tutti quanti insieme nel tentativo di curare bene, che la patologia di questa malattia temporomandibolare comporta lo sconquasso di tutti i trachidi con tutte le patologie legate alla colonna vertebrale. Benissimo, io ancora uno spunto per la dottoressa Menditto. Si è parlato di devastazione alla notizia, di ripresa quando si hanno notizie incoraggianti. La gestione del paziente affetto da una patologia oncologica è completamente diversa da quella di un paziente affetto da qualsiasi altro tipo di patologia, giusto? Sì, assolutamente, è proprio così, anche perché quello che conta, diciamo che tutto lo start inizia dal comportamento e dall'equipe nel momento del racconto di quello che sta per succedere. Le chiedo scusa, dottoressa, mi scusi, arrivano con un fine vita nella testa? Penso che nel momento in cui arriva questa comunicazione tutti si fanno la domanda: perché è successo proprio a me, adesso cosa succederà? Sono tutte domande che si fanno, e non solo loro, questa è una cosa importante, perché anche tutto il sistema familiare che è vicino alla persona colpita dalla malattia oncologica è lì presente, si fa le stesse domande. Ecco che la multidisciplinarietà è importante in questo campo, perché bisogna sostenere la nostra risorsa principale, che è il paziente, ma anche la famiglia del paziente. Sì, anche perché potremmo insomma definirla la malattia del secolo, dati i numerosissimi casi. Sì, è la malattia del secolo, infatti fortunatamente esiste una branca che si chiama psico-oncologia, che appunto sta sempre di più prendendo piede, e anche per esempio nell'ASL Napoli 1 Centro esiste un dipartimento di psico-oncologia anche nella salute mentale, perché come sappiamo questi tipi di problematiche poi possono sfociare in vere e proprie crisi depressive, ansie, sindrome di conversione, tutta una serie di patologie che tra l'altro complicano il decorso della malattia oncologica. Perfetto. Dottoressa Luongo, la domanda è d'obbligo. Noi abbiamo detto che siamo bravissimi, che stiamo facendo ricerca, ci proviamo, che abbiamo ottenuto anche dei risultati importanti. Esistono delle pubblicazioni ufficiali? Sì, certo, esistono delle pubblicazioni. È un po' provocatoria la domanda. Esistono delle pubblicazioni ufficiali su PubMed, che è la biblioteca mondiale dove sono pubblicate tutti i lavori scientifici, e noi abbiamo pubblicato come Fondazione Amor Onlus insieme all'Università di Napoli la prima pubblicazione su Biology 2018.
mentre il primo lavoro pubblicato in ambito sempre internazionale sul cancro è stato pubblicato dall'università prima della nascita della fondazione su Anti-Cancer Research 2017 con l'ossigeno-ozono adiuvante alle terapie, diciamo, classiche. Professor Longo, ma in che modo, insomma, in che misura l'ossigeno-ozonoterapia è in grado di attivare e modulare il nostro sistema immunitario? Se noi facciamo un piccolo percorso sulla fisiopatologia, tutti il nostro metabolismo è un metabolismo di tipo aerobio, che significa? Cioè che va avanti il metabolismo ottimamente se c'è l'ossigeno. Se non c'è l'ossigeno, incominciano praticamente. L'organismo è una macchina perfetta, il corpo umano veramente eccezionalmente riesce a difendersi alla grande anche per anni, anche in assenza di ossigeno. Poi inevitabilmente poi la patologia uscirà. E questo quindi, allora immunologicamente, ma anche il sistema immunocompetente, se va avanti per un problema prevalentemente aerobico, con un metabolismo aerobico. Quindi, se noi assicuriamo l'ossigeno e ancora di più assicuriamo l'ossigeno-ozono, sicuramente abbiamo, ma d'altronde l'abbiamo visto in laboratorio, abbiamo già pubblicato questi dati, sia inducendo l'infarto del miocardio ai ratti, sia praticamente trattando in camera iperbarica i bambini autistici e a oggi anche con l'ozonoterapia. E come tutti i parametri, i fattori immunologici e praticamente infiammatori sono tutti quanti rientrati. Tant'è vero che feci anche un convegno proprio nell'abitazione di Sandokan, a Casal di Principe, sull'iperbarica e sindrome autistica. Ci fu un grossissimo seguito di personaggi, anche i carabinieri il giorno dopo che volevano sapere da noi alcune cose che Fantastico. Non avevamo detto, anche i carabinieri vennero il giorno dopo, dove noi abbiamo evidenziato che cosa? Che i bambini autistici presentavano di base due problemi grossissimi, che poi sfociavano in una sindrome psicotica, dove vi era sempre uno psicologo comunque che cercava di guidarli in qualche maniera, ma l'incontro della psicoterapia e con l'ossigenoterapia verbale veramente ha raddrizzato enormemente questa patologia. Considerate che questi ragazzi andavano a fare l'iperbarica in America, in Turchia e a Londra, e in Italia, che siamo stati pionieri anche in ambito iperbarico, non potevano fare questa iperbarica. No. Però poi ci fu il presidente di un'associazione che a un certo punto riuscì subito a sbloccare la situazione. Un gran bel progresso, un traguardo. Perfetto, siamo intanto, vedete apparso questo tavolino, i nostri straordinari assistenti di studio ci hanno aiutati insieme agli scenografi, se riusciamo a zoomare sopra, ecco, perché? Perché la prossima domanda è proprio questo, se prego la regia di inquadrare appunto il tavolo con i gadget, dottoressa, ricerca, impegno, lavoro gratis, questo lo possiamo dire, l'abbiamo verificato. Come vi mantenete? Come vi sostenete? Allora, noi la ricerca ha un costo. Alto, certo. Allora, noi ci sosteniamo grazie alle donazioni che fanno i nostri guerrieri, al 5 per 1000, e quindi diciamo abbiamo fatto fundraising, adesso li stiamo facendo con i gadget, l'abbiamo fatto a Pasqua con le uova di Pasqua e con i panettoni, lo ripeteremo quest'anno a Natale, e con i soldi che noi raccogliamo abbiamo sostenuto la prima parte della ricerca all'Università dell'Aquila e adesso tra poco, se riusciremo, stiamo raccogliendo fondi per partire su una ricerca che sarà appunto sul adenocarcinoma del pancreas, ossigeno, ozono e cannabis terapeutica, e verrà intitolata e dedicata a un nostro guerriero che purtroppo ci ha lasciato, e la ricerca si chiamerà Per Michele. Per Michele. E molti purtroppo non ce la fanno, perché quando arrivano da voi sono veramente allo stadio purtroppo terminale. Diversi invece sono ancora qua, grazie a Dio, con noi, grazie a lei, grazie all'ossigeno ozonoterapia. Su quali tipologie di tumori state avendo risposte più importanti, più positive rispetto ad altri?
Sicuramente sui tumori cerebrali, sul glioblastoma, sui sarcomi, su determinati tumori del seno, il triplo negativo, sul carcinoma duttale infiltrante, anche sui tumori intestinali stiamo avendo dei buoni risultati. E al momento abbiamo, diciamo, meno casi, quindi non so risponderle se va bene oppure no. Ci sono determinati tumori come i melanomi dove abbiamo pochi casi, o ci sono dei tumori neuroendocrini dove, diciamo, abbiamo ancora pochi numeri per dire funziona o non funziona. Ma quello che è importante, per esempio, anche molto l'ausilio delle terapie integrate. Ci sono delle sostanze che hanno delle grandi attività, e una di queste che sta avendo dei grandi nemici, speriamo adesso, insomma, la situazione si ristabilisca, è appunto l'ausilio della cannabis. La cannabis si sta verificando in molti studi scientifici che ha un grande potere antitumorale, proprio grazie al THC che riesce a penetrare la barriera ematoencefalica, che quindi è una sorta di protezione dove i farmaci non riescono ad arrivare in tumori come quelli cerebrali. La cannabis veicolata all'ossigeno ozono sta dando tantissimi successi. Va benissimo, io non voglio parlare di HIF perché mi sono letto un pochino di appunti suoi prima di realizzare la domanda. Noi siamo veramente in chiusura, vogliamo ringraziare gli ospiti in studio. Sì, ricordiamo il professore della Fondazione Amor Onlus Maria Guarino, il professore Carlo Luongo, la dottoressa Margherita Luongo ed infine la dottoressa psicologa psicoterapeuta Rita Menditto. Perfetto, grazie. Noi ci vedremo la settimana prossima. Sì, ricordiamo appunto l'appuntamento. Venerdì? Venerdì 30 novembre, siamo qui e parleremo di economia. Stessa rete, stessa ora. Buonasera a tutti, alla prossima.